Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Philip K. Dick. Lo stampo di Yancey, The Mold of Yancey, Words of If 1955. Fabula. Un bel racconto di Dick dal colore cyberpunk. La creazione di persone artificiali era già presente nelle radici di fantascienza, ma non nel modo in cui l'immagina Dick, in cui de facto anticipa una modellazione 3D e realtà virtuale di quello che poi fu Max Headroom del 1987. Il racconto del 1955 fa supporre ad un osservatore del XXI secolo che la favola sia stata costruita su un testimonial reale vivo e vegeto, che in qualche stato degli Stati Uniti del Midwest il testimonial politico ebbe forse a sostenere Eisenhower, di cui forse Dick non ne era entusiasta. Oppure è logico supporre che Dick possa aver ritenuto Eisenhower una persona falsa e costruita dalla propaganda politica. Comunque, Yancey nel racconto è infatti anche un ex militare che parla in TV e che ha molta presa sulla gente. Non è nuovo Dick ad affrontare il tema delle dittature in fantascienza. Questo racconto di Dick, la cui ambientazione in Callisto, un satellite di Giove, è inutile, non avendo luogo alcun impatto sulla favola. Ecco, appare invece il racconto di Dick un racconto di fantascienza di brevissimo periodo, quasi un commento di passate e future elezioni politiche negli Stati Uniti nel 1955 e nel ruolo della propaganda elettorale televisiva con l'uso di testimonial in supporto dei candidati negli stati del Midwest. Il Super Niplan, compiuto e immaginato da Dick, trova la piena radice di fantascienza in Futility del capitano S.F. Meek nel 1929 in Amazing Stories, in cui permane in entrambi gli autori un convinto determinismo scientifico che non riuscì mai ad immaginare la bellezza dell'incalcolabilità del caos. Narratore esterno, non onnisciente, invisibile e focalizzabile sui personaggi, i dialoghi di Dick sono spesso un po' troppo lunghi e li ho dovuti sintetizzare, cuttando alcune parti inutili o ripetitive. Le ho sintetizzate per snellire e mantenere fluido e rapido l'intreccio. Un intero dialogo ho dovuto modificare il soggetto. Taverner chiama Kalman e riferisce di Yancey. Nell'originale in inglese Taverner parla con Babson, il quale rivela tra le righe che Yancey non esiste. Ecco, questa incongruenza l'ho dovuta trasformare in altro modo per migliorare la coerenza della favola. Format è un racconto di fantascienza che oggi sarebbe classificato come molto lungo, tanto da essere un vero e proprio libro. Ci sono alcuni sporadici elementi di tecnologia ed infodump per dare coerenza alla favola. Scritto nel 1955 come racconto di fantascienza, di breve periodo, oggi il racconto di Dick è praticamente una realtà. Il primo personaggio virtuale fu Max Headroom del 1985, poi ne sono seguiti tantissimi. La più nota è Lara Croft del 1996. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.